Parliamo di sanità, Guidonia, città enorme come al solito, lo diciamo spesso ma è importantissimo, e con tante persone, e non ha né ospedali e neanche un centro di pronto soccorso, cosa gravissima. Gravissima, una città che sempre ripetiamo, sempre grande, tutto quanto. Noi non abbiamo un primo pronto soccorso per salvare una persona immediatamente, quindi noi ci dobbiamo sempre rifugiare a Tivoli, e Palombara, Pertini, Monterotondo. Noi vogliamo un primo pronto soccorso immediato, poi se c'è la possibilità di un ospedale, però noi pretendiamo subito un primo pronto soccorso, perché la vita di una persona si difende lì. E parliamo di sicurezza stradale, ci sono state fatte molte rotonde a Guidonia in questi ultimi anni, hanno migliorato o no la sicurezza stradale, sono utili queste rotonde o no? Allora guarda, io ti posso dire solo una cosa, io non mi ricordo chi la cantava, però da giovane c'era una rotonda sul mare. Fred Bongusto. Bravo, Ose, bravo. La rotonda di Ose. Bravo. Però quella dava sul mare. Dava sul mare. Allora uno, qui dove danno queste rotonde? A nessuna parte, forse se lei è al corrente, l'altro giorno in una rotonda un camion si è ribaltato. E quindi poteva succedere veramente qualche cosa, perché queste rotonde troppo, anche perché sono piccole, poteva succedere pure qualche cosa di pericoloso, quindi dobbiamo evitarle queste cose. E poi tutti questi soldi in tutte queste rotonde a Guidonia, che c'ha una viabilità così lenta, così che se tu fai via Roma ci vanno 2 giorni. Quindi questa rotonda, come ha velocizzato questa nostra viabilità? Il doppio senso a via Roma può essere... No. Perché so che alcuni consiglieri del PD, lo nominiamo Emanuele Di Silvio, si sta battendo per ritornare al doppio senso di Roma. Voi cosa proponete? Sempre per su questa questione di stradale. Allora io propongo quello che ho proposto l'altra volta che l'avevano chiusa, che era rimasta a senso unico, poi dopo tanti anni l'hanno rifatta a senso unico e adesso si sono decisi alla chiusura della campagna elettorale di riaprire la viabilità via Roma. Però questo mi dà a doppio senso e mi dà la sensazione che per 5 anni non hanno capito niente, oppure hanno capito l'ultimo giorno, non lo so io, della campagna elettorale. Però questo, quando parliamo di viabilità Guidonia, noi dobbiamo parlare anche di altro, perché Guidonia è una città che sono 40 anni circa che non c'è un piano regolatore, non essendoci un piano regolatore la viabilità è ferma. Parliamo di Setteville, sì. Pichini e tante altre zone scollegate tra loro, poi tra l'altro. Benissimo. Senza un servizio di navette, no? Di bus adeguato. Ma neanche una città che dove si potrebbe avere benissimo, che se noi andiamo a qualsiasi altra città di 30.000 abitanti troviamo dei tassi ogni stazione. Qui a Guidonia non siamo riusciti a mettere un tassi, fa lavorare delle persone. Questa non c'hanno neanche la cultura di poter fare delle cose. Allora io dico onestamente, qui c'è stato tanto da fare, non è che io c'ho la bacchetta magica, però qualche proposta la possiamo fare. Certo, si sceglie una strada. Un altro problema gravissimo, importante, attuale, la spazzatura. Noi abbiamo la discarica di Cerroni, all'Inviolata, che Cerroni è o agli arresti domiciliari o in carcere, mi sembra, no? C'è, sì, tutto il processo. No, hanno ridato un po' d'aria libera. Comunque sta qui di fronte al casello, all'aereo. Bravo. E c'è poi questo TMB, no? Che dovrebbe bruciare i rifiuti e quindi crearne altri. Allora, che vanno, insomma. Ci sono dei piccoli nuclei come i Pichini, come Marco Simone. Che siamo incastrati tra 2 poli, cementificio e discarica, quindi l'aria è irrespirabile. Io mi ricordo all'epoca abbiamo fatto qualche battaglia con l'Unicem per far mettere dei filtri, cioè l'Unicem è ancora attiva. È ancora attiva. E una volta magari bruciavano solo carbone, adesso bruciano pure gomme di autotrasporto, quindi c'è da lavorare su questa città. Quindi, guarda, qui non te dovresti annoiare. È la città dell'aria, forse in riferimento all'aeronautica. No, la città dell'aria, quando si parlava con il gemellaggio con Cap Canaveral, Guidonia, Cap Canaveral. È un controsenso. È un controsenso, sì. E la differenziata comunque a Guidonia è partita. La differenziata è partita, però se noi facciamo caso a una cosa, guarda, basterebbe che tutti i cittadini la mattina quando passano sulle strade vedono l'immondizia, le buste sul lato destro e il lato sinistro. Che significa? Significa che sì, vanno in giro con questi pulmini, con questi camioncini, però non chiudono
il cassone. È vero. Il cassone, se voi guardate per strada, no, la differenziata la fanno sulla strada. La fanno. È vero. Quindi ma poi una, anche quando vengono raccolti, si c'è, lasciano... c'è una discarica naturale. Insomma, poi io lo dico da cittadino, perché pure io sono di Guidonia, non c'è controllo ambientale, cioè anche è inutile fare la differenziata se poi davanti a noi nessuno rimuove delle spazzature nelle piazze, insomma. Però io non so come fa l'assessore all'ambiente, perché io non so se lui abita a Guidonia oppure cammina sulle strade di Guidonia, ma se cammina sulle strade di Guidonia tutti ci accorgiamo quello che c'è sta sulle strade, quindi non solo non c'è un'attenzione, ma non c'è neanche la cura per tutto questo. Bisogna curare tutto questo, ci dovrebbero essere del personale che tutti i giorni dovrebbe andare a raccogliere roba per strada. Benissimo, vorrei concludere con un'ultima cosa, una mia curiosità a livello politico di Guidonia. Si potrebbe andare al ballottaggio, quindi probabilmente ci potrebbe essere lo scontro tra De Vincenzi, Rubeis, sindaco uscente, e eventualmente anche i Grillini e Cubeddu. Sì. E in caso si andasse ad uno scontro tra De Vincenzi e Rubeis, potrebbe esserci un'alleanza con i Grillini? Io per me personalmente Lucio Eugenio sarà una cosa quasi impossibile, no? Non, è al di fuori dalla, perché se uno dice benissimo, io potrei fare con tanti altri partiti dove c'è il colloquio tra di loro, che si parlano, che si discute, ma con persone che non sai né chi sono e non va, neanche quello che vogliono fare, dico come fai a discutere, dici io domani ti do un appoggio politico, non te lo posso dare un appoggio politico. Benissimo, allora in bocca al lupo, grazie. Grazie a te. Arrivederci.